Io penso che dobbiamo riportare Sesto all'altezza della sua storia. Insisto, dobbiamo far sì che Sesto recuperi quelle che erano le tradizioni più alte della sua storia, quella Sesto che sapeva fare scelte lungimiranti. Quelle scelte lungimiranti fatte in alcuni periodi storici fondamentali, li ho ripetuti altre volte, li ripeto stasera. Quella Sesto che fece il rimboschimento di Monte Morello e l'istruzione pubblica durante il primo decennio del Novecento, quella Sesto che fece l'acquedotto nel secondo dopoguerra. Quella Sesto che fece il piano regolatore generale che bloccò le speculazioni e diede una nuova vita a Sesto stessa. Io credo che da quelle grandi scelte si può imparare per vedere più lontano e non stare legati alle diatribe di partito o di scuderia. E allora lo sguardo lungimirante deve partire da qui, dalla capacità di immaginare un territorio e la gestione di questo territorio in maniera autonoma, forte, decisa, come solo tanti se stessi hanno saputo fare nel corso dei decenni. Questo è l'appello che facciamo. Noi proponiamo a tutti voi un'idea lunga, un'idea che parta dal recupero del territorio, la valorizzazione del territorio, che da questa tragga lo spinta e lo stimolo per cambiare sostanzialmente i rapporti di forza, quindi cambiare la classe dirigente che ha diretto Sesto in questi anni, cambiare sostanzialmente la classe dirigente, cambiare i metodi e creare le prospettive e le basi nuove per una nuova prospettiva per Sesto e per se stessi. Grazie.